Stiamo registrando questa chiacchierata radiofonica in questa mattinata dell'8 marzo, festa della donna, scelta apposta, sia perché parleremo di un concorso particolare, ma soprattutto perché è una giornata di forte vento e di tramontana. Sono qui con Ignazio Billera, che è colui che si è inventato con grande successo qualche annetto fa il concorso degli aquiloni, il festival degli aquiloni. E dopo quanti anni, Ignazio? Siamo alla terza edizione, buongiorno innanzitutto ai radioascoltatori. Siamo alla terza edizione quest'anno, primo anno Festival degli Aquiloni con grande successo e ogni anno ovviamente aggiungere un qualcosa. Il secondo anno abbiamo aggiunto il Tour degli Aquiloni in Sicilia, abbiamo portato le bellezze della provincia di Trapani e gli aquiloni in giro per la Sicilia. Quest'anno Miss Aquilone, un concorso diverso dai normali concorsi di Miss, vuole lanciare un messaggio di positività. Abbinare la bellezza alla libertà, alla leggiadria, alla leggerezza di un aquilone, Ignazio. Gli aquiloni volano nel cielo e ci liberano dalle dipendenze. Questo è il messaggio appunto di positività che vogliamo lanciare. Dipendenze da cosa? Ecco, Ci perché è siamo, ci siamo. importante. Diciamo che in senso generale ci liberano la mente, ma in questo caso particolare, legandoci appunto a un'associazione Onlus, la Bici di Rosalina e all'AIDAP, ci stiamo occupando dei disturbi alimentari. Problema presente in tantissime famiglie che ha colpito e colpisce ragazzi e ragazze, ma anche adulti. Allora, per parlare di questo tema, l'idea di Miss Aquilone aggiunge bellezza, ma aggiunge anche un messaggio sociale che viene lanciato, e di conseguenza attirerà una fascia di età che fino a questo momento era un po' lontana dagli aquiloni. Inoltre, noi per selezionare queste ragazze stiamo girando tanti locali in provincia di Trapani. Li trovate segnati nel nostro sito www.missaquilone.it. Appunto perché le date possono subire variazioni, allora io rimando sempre al sito internet che praticamente ci consente di dare un messaggio immediato, come la radio, Certo, un messaggio per diretto. esempio 8 marzo alle 20:30 al 58 Spritz in via Nicolò Burgio, ma ci sono già altre date, sabato 12 marzo alle 23 al Boccadiglio Pub e sabato 19 marzo sarà alle mezzanotte 30 Villa Venere Disco Glamour a Marsale, insomma, Sì, ma difatti giro. anche i locali ci stanno accogliendo favorevolmente, di questo siamo contenti, li ringraziamo, e vedremo di fare tante altre serate. Andremo avanti fino al 15 aprile con questa ricerca, queste iscrizioni. Ci si può iscrivere anche direttamente nel sito, Sì. scaricando la scheda e inviando scheda e una fotografia. E inoltre dal 15 aprile poi si farà una selezione definitiva, appunto come ho accennato con l'AIDAP, questa Associazione Italiana dei Disturbi dell'Alimentazione e del Peso, dei medici certificheranno che i pesi dichiarati sono esattamente Quelli. quelli veri e soprattutto essendo sotto evento non ci sarà il tempo per far aumentare o diminuire questo peso che diciamo è stabilito dal Ministero della Salute, perché la salute è una cosa importante. Quindi diciamo un concorso di bellezza, tra virgolette, un po' controtendenza, nel senso che normalmente i canoni della bellezza spesso si sposano anche a determinate misure che vengono interpretate come dei paletti che non possono essere superati. E per non superare questi paletti, ovviamente, Grandi vediamo grandi sacrifici, sacrifici, inseguire sogni poi spesso lo irrealizzabili. stereotipo delle manchen, delle ragazze, l'anoressia, la bulimia, insomma, tutti questi problemi E noi che. questo vogliamo mettere in evidenza e lanciare questo messaggio. Oltretutto oggi, 8 marzo, festa della donna baciata dal sole, possiamo anche aggiungere oggi qui a Trapani.
E la donna è bella in quanto donna, le misure, i pesi e tutti i piccoli dettagli, andare a inseguire questi sogni irrealizzabili. Io scrivo che i sogni devono servire a cullare il nostro cervello, ma non ad illuderlo. Ci sono dei sogni che non potranno mai essere realizzati. È bello e giusto che ci siano i sogni, ma razionalizziamo e guardiamo in faccia alla realtà. Questo è un problema, ripeto, che ha causato tanti, tanti problemi. Nell'anoressia abbiamo avuto anche tante morti, i giornali ce l'hanno sempre raccontato. Con la bulimia abbiamo grossi problemi di malattie cardiache, colesterolo, non sono un medico, ma diabete. Leggiamo diciamo tutto questo. Diciamo che ci siamo passati. Ci siamo passati anche noi, perché radiofonicamente io e Nicola insieme siamo due ragazzi che hanno un certo peso nella società. Sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Senti Ignazio, quanto costa iscriversi a questo concorso? Una cifra che si avvicina, anzi è uguale allo zero. L'iscrizione è gratuita. L'iscrizione è gratuita proprio perché non voleva essere un concorso del tipo facciamo qualcosa per, no. Concorso che ha quella finalità, quindi l'iscrizione è gratuita. Ci si può iscrivere, come ho detto, attraverso il sito oppure raggiungendoci in una delle serate. La serata finale la faremo il 28 maggio a San Vito Lo Capo durante il Festival degli Aquiloni. E anzi, molti mi hanno detto: ma che c'entra il Festival degli Aquiloni con la Miss? Forse perché ancora non era chiaro il messaggio che voglio lanciare con il Festival e con la Miss. Di conseguenza la serata finale sarà una bella serata dove aggiungeremo anche qualche altra nota di spettacolo, ci sarà questa sfilata, più o meno una sfilata tradizionale la faremo anche noi, e verrà eletta questa Miss con dei premi tutti locali, perché anche in questo siamo a Trapani, quindi vogliamo dare solo qualcosa di locale e non essere un concorso che si andava a partecipare per poi aderire alla selezione di... No, è un qualcosa fine a se stesso, è un gioco. Guarda, noi qui a Radio Cuore, ma da decenni, sposiamo in maniera molto goliardica un concorso che sicuramente avrei conosciuto, si chiama Miss Ciccione, ma non è intesa per esaltare le forme rubiconde o farne un modello, ma soprattutto per far capire che esistono anche queste, chiamiamole patologie, e sicuramente sono convinto che questo Miss Aquilone potrà avere anche la stessa ribalta che ha concorsi di questo tipo, concorsi alternativi basati su messaggi puliti e soprattutto umani, non extraterrestri come potrebbe essere una Miss Italia o un qualcos'altro che gratificano soltanto poche persone, se non poi una vasta platea di e soprattutto illudono. Creano un'illusione irraggiungibile. È come se io, per chi mi conosce, volessi diventare 1,90 m, biondo con gli occhi azzurri, magari in 2 mesi. Sì. Dalla risata di Nicola potete ovviamente intuire che è un'impresa impossibile. Io ci ho provato e per questo sono qui che faccio radio, perché la radio non si vede. Sì, ma la radio entra maggiormente perché ci fa riflettere e ci stimola la fantasia. Questo è il bello della radio. Bene, e allora so che sei impegnatissimo soprattutto per la terza edizione del Festival degli Aquiloni, che ormai è diventato, Ignazio, un appuntamento fisso che richiama sempre più persone. Beh, speriamo che si mantenga, perché in effetti le due edizioni ci hanno molto gratificato. 100.000 presenze sia nella prima che nella seconda edizione, ci sono filmati e foto che lo testimoniano. Una delle foto che io mi sono ingrandito e messo in ufficio, che mi consola molto, è vedere la nostra area di volo con gli aquilonisti e i 3 chilometri e mezzo di spiaggia di San Vito piena di gente, un certo tappeto di gente. E questo è anche una cosa bella, arrivare a Trapani, allo scalo di Trapani Birgi, vedere i filmati che giustamente illustrano la provincia di Trapani, le sue peculiarità, le sue bellezze, e fra questi ci sono anche questi aquiloni che, grazie al cielo, qui il vento non manca mai. Ma difatti, quando abbiamo deciso di
creare l'evento Festival Internazionale degli Aquiloni a Trapani, io che ero stato fuori per anni ho detto, ma a Trapani noi abbiamo le spiagge, abbiamo il vento, abbiamo un clima che è favorevole, perché non creare questo evento internazionale che poi tra l'altro porta la provincia di Trapani in giro per il mondo? I nostri filmati sono su TV cinesi, su TV della Nuova Zelanda, dell'Australia, siamo, diciamo che, non dico presuntuosamente, ma sono dati di fatto, abbiamo dato un valore aggiunto al nostro territorio perché abbiamo permesso a tante persone al di fuori della nostra Europa, anche perché sì, la Sicilia è conosciuta, ma non dimentichiamo che la pubblicità, nel senso di rendere pubblico un qualcosa, serve sempre e consente anche alle nuove generazioni di conoscere la Sicilia, la provincia di Trapani e poi durante tutto il resto dell'anno decidere di venire qui per Pasqua, per l'estate, per qualsiasi cosa, quindi a essere un punto di attrazione, e il Festival degli Aquiloni in questo ha fatto la sua parte e ne siamo contenti. Allora, teniamo ben saldo in mano il filo della speranza di diventare sempre migliori, migliorare anche in questo, con il Festival degli Aquiloni, con questa iniziativa di quest'anno, Miss Aquilone. Vi ricordo, c'è il sito www.missaquilone.it, lì troverete il regolamento, il concorso, come effettuare tutte le iscrizioni e anche lo scopo che abbiamo cercato con questa chiacchierata con Ignazio Billera di illustrare ai nostri radioascoltatori. Speriamo di essere riusciti a trasferire che non vogliamo fare il concorso di Miss Aquilone. Vi ringraziamo del tempo che ci avete dedicato sia come radio che come ascoltatori. Vi aspettiamo in tanti. www.missaquilone.it e www.festivalaquiloni.it per quanto riguarda tutte le informazioni sul festival, sul tour e sulle nostre iniziative. A microfoni spenti, ma tu hai mai pensato di fare radio? Ma diciamo che appartiene un po' al mio passato, Nicola. Sono passati ormai troppi anni. Se faccio un conto, ma la radio è sempre nel mio cuore. Eccola lì, vabbè. Allora, che batta forte sempre. Grazie Ignazio Billetti. Grazie Nicola.